Ciao a tutti, benvenuti sul canale, io sono Lori e oggi sono qui per parlarvi di un libro che ho appena finito di leggere e che mi ha dato tantissimi insegnamenti. Una storia molto carina, anche leggera e facile da leggere, che nasconde veramente tanti principi utili per superare i cambiamenti che si presentano nella nostra vita. Il libro si chiama Chi ha spostato il mio formaggio e parla della storia di due gnomi e due topolini che vivevano in un labirinto. Ovviamente nel libro ci sono tutte metafore, il labirinto è visto come i problemi della vita, quindi situazioni un po' incasinate dove non troviamo una via d'uscita, eccetera, mentre il formaggio rappresenta il nostro desiderio, quindi quello che noi vogliamo ottenere. Mentre i topolini e i gnomi sono le quattro personalità che affrontano questo cambiamento. Vi vado a parlare in breve di cosa parla il libro, quindi vi racconto in breve la storia. E appunto questi quattro esserini vivevano in questo labirinto, c'erano i gnomi Ridolino e Tentenna e poi i topolini chiamati Trottolino e Nasofino. Nasofino era chiamato così perché aveva tantissimo fiuto, quindi riusciva a fiutare il formaggio nelle lontananze, e Trottolino invece era velocissimo, quindi era chiamato Trottolino perché scattava in direzione del formaggio. Tentenna invece e Ridolino avevano due personalità un po' più complesse, erano appunto più vicino agli uomini, essendo gnomi, che ai topi, che erano appunto animali, quindi ragionavano di più e usavano un po' meno l'istinto. E le personalità le andremo a vedere poi nella storia, perché sono decisive e rappresentano proprio due modi diversi di affrontare i cambiamenti che purtroppo, volenti o nolenti, ci capitano nella vita. E io ne so assolutamente qualcosa. Quindi, cosa succede? Succede che questi esserini dovevano andare alla ricerca del formaggio per mangiare, per sopravvivere all'interno di questo labirinto. C'erano dei corridoi vuoti e dei corridoi che invece avevano del formaggio. In più, nascosti in questo labirinto, c'erano anche dei depositi di formaggio dove, se questi esserini, sarebbero riusciti ad entrare, avrebbero trovato tantissime scorte di formaggio e si sarebbero sistemati per un bel po' di tempo. Quindi che cosa succede? Succede che i topolini vanno alla ricerca del formaggio con il loro metodo e così anche i gnomi, entrambi riescono ad arrivare al famoso deposito di formaggio. Quindi trovano questo deposito di formaggio F dove c'era una gran quantità di formaggio. Cosa succede? Che sono ovviamente tutti contenti, però i gnomi si adagiano a questa situazione, buttano via le scarpe da ginnastica e la tuta con cui correvano all'interno dei labirinti per cercare il formaggio e si sistemano lì a mangiare a più non posso tutto il giorno e ad essere felici per questa situazione, senza guardare i cambiamenti, insomma, che potevano avvenire giorno per giorno all'interno del deposito. Mentre i topolini, che ragionavano più distinto, no, andavano sempre tutti i giorni a mangiare a questo deposito, però tenevano le antenne dritte e stavano attento a tutti i cambiamenti che si presentavano giorno per giorno. Iniziano a notare che le scorte di formaggio mano a mano cominciano a diminuire e che il formaggio non era più buono come all'inizio, quindi cominciava ad essere un pochino avariato, segno che nessuno stava mettendo nuovo formaggio fresco. I gnomi, invece, felicissimi di questa situazione, non notano questi cambiamenti e continuano a fare come tutti i giorni, come hanno sempre fatto. Tutte le mattine si svegliano, vanno là, mangiano il formaggio, si fanno la pancia piena e tornano nelle loro stanzette dove dormivano vicino al deposito. Quindi si costruiscono tutta la loro vita all'interno di questo labirinto, trovando appunto questo posto per vivere vicino al formaggio, e tutta la loro vita era basata su questo formaggio che qualcuno gli aveva messo. E loro si adagiarono molto su questa situazione. Un giorno succede che i topolini si svegliano prima dei gnomi, vanno al deposito di formaggio F e vedono che il deposito è vuoto. Non c'era più formaggio. I topolini però non si scandalizzano, avevano capito che prima o poi sarebbe successo perché vedevano appunto queste scorte diminuire e cominciano subito a girare per il labirinto per cercare altri depositi di formaggio. I gnomi invece cosa fanno?
vanno al deposito un pochino più tardi, vedono che è vuoto e cominciano a strillare, a urlare: chi ha spostato il mio formaggio? Perché non si davano pace, non si rendevano conto della situazione e non capivano come mai qualcuno avesse deciso di togliere da lì il formaggio, comunque di non rimettere più altro formaggio. E impazziscono, vanno in tilt, non avevano nessuna intenzione di cambiare, ritornare a fare quello che facevano prima, e avevano paura di perdersi nel labirinto, dei pericoli che potevano esserci, avevano paura di non trovare altro formaggio e quindi decidono di rimanere lì aspettando che qualcuno prima o poi si decidesse a rimettere a posto il formaggio. Mentre i topolini, che erano già partiti alla ricerca di nuovo formaggio, dopo alcuni giorni scoprono il deposito di formaggio N, che conteneva il triplo del formaggio ed era freschissimo, molto più buono di quello del primo deposito. Questa storia va avanti per un bel po' di tempo. C'era Tentenna che era proprio sicuro che qualcuno prima o poi si sarebbe deciso a rimettergli il suo formaggio, mentre Ridolino cominciava a farsi venire dei dubbi, cominciava a dire: però se poi non lo rimettono forse dovrei fare qualcosa di diverso. E si rende conto che più sei attaccato al tuo formaggio, cioè più il tuo formaggio è importante, più hai bisogno di trattenerlo. E questa è una metafora che è importante nella vita: quando ci attacchiamo a un lavoro, a una persona, a una situazione, non vogliamo lasciarla andare, e se questa decide di andare, volente o nolente, per qualunque cosa succede, noi non lo accettiamo, cioè vogliamo il nostro formaggio, quindi non siamo disposti ad andare a ricominciare tutto da capo, vogliamo quello che avevamo prima. Quindi questa è la prima lezione che il topolino capisce. Però più passano i giorni, più avevano fame, nessuno rimetteva il formaggio, e qua mi sono scritta appunto tutte le considerazioni su questa storia, perché veramente mi ha insegnato tantissimo. E quindi nessuno rimetteva il formaggio, loro erano affamati, e Trottolino capisce che deve andare a cercare nuovo formaggio. Non Trottolino, scusate, Ridolino. Insomma, si rende conto che deve cercare nuovo formaggio. Quindi che cosa decide di fare? Decide di rimettersi la tuta, le scarpe da ginnastica e ripartire per i labirinti. E capisce anche una lezione importante: che muoversi verso una nuova direzione può farci arrivare al nostro formaggio, quindi al nostro oggetto desiderato, persona desiderata, famiglia desiderata, lavoro desiderato. Quindi muoversi, cioè non rimanere fossilizzati dove siamo. Quindi più ci mettiamo in moto, più sicuramente il formaggio si avvicinerà a noi. E impara anche un'altra lezione: che se non cambi ti estingui, perché se loro rimanevano lì sarebbero sicuramente morti di fame. Tentenna però non ne vuole sapere, si mette lì a tentennare, ecco perché ha chiamato Tentenna: ah no, io ho paura, poi mi perdo, e poi se non, il nuovo formaggio non mi piace, io sono abituata al mio formaggio, rivoglio il mio formaggio, e sta lì ancora a recriminare su questo suo vecchio formaggio, mentre Ridolino parte per il labirinto e comincia a correre, non si fa bloccare dalle paure che invece bloccavano Tentenna. Quindi si chiede: che cosa farei se non avessi paura? Perché comunque un po' di paura ce l'aveva pure lui, però si fa questa domanda, dice: se io non avessi paura partirei a cercare il nuovo formaggio. E quindi parte a cercare il nuovo formaggio, e questo ci insegna a non farci bloccare dalle nostre paure. Se vogliamo una cosa ce la dobbiamo andare a prendere. Se ci spaventa, dobbiamo superare le nostre paure. Ad esempio, io ho un lavoro che desidero tantissimo, che però presenta degli aspetti che io non conosco bene, e questo mi può spaventare, e quindi mi comincio a fare, insomma, dei pensieri negativi a riguardo, tipo: ma se poi non sono capace, però se poi non sono in grado, se poi non mi piace, forse è meglio che resti al mio vecchio lavoro che è più sicuro, se poi non vengo pagato, non lo so, come vengo pagato qui, e se poi mi allontano da casa, insomma tutte queste cose che ci frullano per la testa, che ci bloccano, che sono nostre paure, che dobbiamo affrontare se veramente vogliamo il nostro formaggio, quindi se vogliamo arrivare a quello che vogliamo, insomma.
Impara anche un'altra cosa, Trottolino, che quando cambi ciò in cui credi, ciò in cui pensi, ovviamente, cambia anche quello che fai. Questo è anche un motivo per cui funziona la legge dell'attrazione, perché se io penso positivo, agisco in modo positivo per ottenere quello che voglio. Se io penso in modo negativo, mi faccio bloccare dalle paure, non combino niente. E quindi ovviamente mi va tutto male come io avevo pensato. Quindi è questo, cioè, se vuoi cambiare qualcosa, innanzitutto devi cambiare mente, la testa devi cambiare, perché se non cambi la testa, le cose rimangono esattamente così come stanno. Un'altra lezione che sicuramente Ridolino ha imparato è che bisogna stare attento ai cambiamenti, quindi tenere sempre le antenne addrizzate e capire se le cose stanno cambiando per essere pronti al cambiamento e intervenire di conseguenza. Se ad esempio sono in una relazione e il partner mi manda dei segnali che la relazione non sta più funzionando, devo capirli, cioè non posso, diciamo, chiudere gli occhi e fasciarmi la testa e pensare che andrà tutto bene, no, perché prima o poi ne pagheremo il conto, quindi vedremo andare via questa persona e in realtà non ci siamo neanche resi conto perché non siamo intervenuti quando magari eravamo in tempo per intervenire. E impara anche un'altra cosa, che deve sbrigarsi, agire subito, non perdere tempo, perché qualcuno potrebbe arrivare al vostro formaggio prima di voi, quindi non state lì a tentennare, prendete e agite. Infatti cosa succede? Succede che i topolini trovano il deposito di formaggio N, che abbiamo detto che aveva tre volte tanto il formaggio del deposito precedente, e lo trovano prima di Ridolino, perché loro erano partiti subito, e quindi arrivano al formaggio prima. Dopo un po' però ci arriva anche il nostro Ridolino, quindi così contento di aver trovato questo deposito, pensa al suo amico, dice forse dovrei avvisarlo, ma poi si rende conto che non può salvarlo, si deve salvare da solo, è lui che deve prendere le sue scarpe da ginnastica, la sua tuta e arrivare al deposito. E questo ci insegna proprio che nessuno sta lì a realizzare i nostri desideri, ma ce li dobbiamo realizzare da soli. Quindi deve assolutamente rendersi conto che se rimane lì non cambia niente e che deve agire, quindi deve andare oltre la paura per liberarsi da questa vecchia situazione, perché prima lasci il formaggio vecchio, prima riesce ad arrivare al nuovo formaggio. Quindi questa è la morale della storia, questi sono tutti gli insegnamenti che questa storiella ci riesce a dare. Il libro si chiama Chi ha spostato il mio formaggio e ne consiglio a tutti la lettura, proprio per prepararci ai cambiamenti che avvengono nella vita. Quindi dobbiamo essere pronti a qualunque cosa, a problemi di salute, a perdita del lavoro e a, non lo so, lutti, a separazioni. Qualunque cosa può succedere, può capitare, e noi dobbiamo saperla affrontare, non possiamo rifiutarla, non possiamo bloccarci nella vecchia situazione, ma dobbiamo essere capaci di cambiare ed evolvere. Quindi mi raccomando, seguite sempre il vostro formaggio, non ve lo fate portare via, quindi state attento ai cambiamenti, assaggiate spesso il formaggio per sentire se cambia sapore e preparatevi a scattare in nuove direzioni qualora la vita lo richiedesse. Questo è tutto, ci vediamo al prossimo video.